Incontri letterari, spettacoli e una mostra. Così il Comune di Pratovecchio Ostia ha concepito il festival dantesco Quando Vero, Vera, che toccherà ogni luogo del Casentino che custodisce la memoria del passaggio di Dante. Gli appuntamenti andranno dal 26 di giugno al 18 settembre. Da un lato la mostra che verrà inaugurata il 26 di giugno, che è una mostra iconografica delle rappresentazioni. Eh, delle illustrazioni eh, della Divina Commedia, dai più grandi da Doré in poi e con interventi anche dei moderni, abbiamo anche l'onore di ospitare Giuseppe Fanfani. Dall'altro lato le presentazioni dei libri che appunto curerà Feltrinelli e che sono di particolare spessore e importanza e poi invece tutta una serie di spettacoli sia di teatro di musica e di ballo, quindi cercando di andare a parlare veramente tutti i linguaggi, eh, sempre ovviamente a tema dantesco, anche lì con personaggi molto importanti perché andremo da Aldo Cazzullo e Piero Pelù, che il 2 luglio porteranno il loro spettacolo che debutta fra pochi giorni a Firenze, eh, all'Ella Costa che farà un bellissimo spettacolo teatrale, ad altri interventi invece di ballo, addirittura uno coordinato dalla Scuola eh, Sant'Anna di Pisa e dal eh, Conservatorio di Firenze. Quindi uno spettro molto ampio su cui cerchiamo davvero di arrivare, far arrivare a tutti il messaggio dantesco. Ci saranno molti autori: Paolo Pellegrini, Enrico Castelli Gattinara, il presidente della Società Storica dantesca, che ha dato anche il suo patrocinio eh, per la manifestazione come ulteriore diciamo, suggello. Eh, Carlo Ossola, eh, che a settembre incontrerà anche le scuole, quindi diciamo, ci sarà un panorama variegato. Sono moltissimi, non li posso dire tutti perché è veramente un cartellone molto ricco. Eh, ma... Eh, anche i luoghi stessi dove verranno fatte queste conferenze saranno molto belli perché oltre alla piazza del comune di Prato Vecchio e Stia dove verranno fatti prevalentemente gli spettacoli teatrali, le conferenze sui libri saranno ospitate nei castelli di eh, Romène e Porciano e, e la, la mostra nel Palazzo Fiorentino nella Limonaia, quindi tre luoghi molto suggestivi che aumentano il fascino di questa manifestazione.